Benvenuto Sindaco Brugnaro. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Senta, io mi devo complimentare con lei perché, voglio dire, ci pensavo da tanto tempo, no? Il marcatempo, il cosiddetto cartellino, è diventato un po' ostativo anche, diciamo così, per giudicare i dipendenti comunali. Lei ha detto che bisogna in qualche modo renderli responsabili, una parola che non si Io sentiva molto spesso nella pubblica amministrazione. non solo ho detto renderli responsabili, ho detto che bisogna avere fiducia in loro. Cioè noi dobbiamo fidarci, imparare a fidarsi delle persone, perché se ci fidiamo l'uno dell'altro cominciamo a fare squadra, cominciamo veramente a credere in un'unica cosa. E allora la pubblica amministrazione deve pensare a dare servizi al cittadino, pensare che il cittadino è il suo azionista, pensare che il cittadino sono anche i propri genitori, i propri figli, i propri parenti, per cui il cittadino non è un'entità sconosciuta. Sono le persone che lavorano e che pagano le tasse, i contributi, pagano tutti i servizi, che è giusto che gli vengano ritornati. Se l'amministrazione riuscisse per una volta a essere compatta e orgogliosa di essere amministrazione, in questo caso comunale, amministrazione di una grande città del mondo, io vorrei far tornare orgogliosi i dipendenti. Sono stati offesi, sono stati oltraggiati, gli sono stati adesso purtroppo tagliata tutta la parte variabile dello stipendio, perché purtroppo per il patto di stabilità non riusciamo a ricostruire questo fondo. Lo faremo il prima possibile, ma adesso non è possibile. Cambiando le regole, cioè dando invece appunto premi su obiettivi raggiunti oggettivi e non soggettivi, non per casacche politiche o partitiche, ma per talento, merito, per capacità, perché sono i cittadini che devono riuscire a dare il giudizio vero su quello sul comportamento di amministratori e della macchina comunale. Questo è il tentativo, questo è l'auspicio. L'ho presentato prima ai sindacati, poi l'ho detto in Consiglio Comunale. Adesso stiamo studiando con gli uffici, insomma, qual è la parte anche normativa che ci consentirà di far questo. Ho chiesto a tutti di darmi una mano per capire qual è la cosa migliore. Ecco, lei Non vuol se l'è dire che presa con l'odiato cartellino. Prego, prego, prego. finisco solo per specificare una cosa importante. Non è che vuol dire che i dipendenti pubblici fanno meno ore, semplicemente sono appunto responsabili loro di quando e come le fanno, cioè sono orari che chiaramente hanno, però siccome già la flessibilità esiste, perché c'è già nell'accordo col comune il fatto che possono entrare un'ora prima, un'ora dopo addirittura, non c'è nessun problema a doverli verificare, basta che alla fine della settimana la smacchinata, diciamo se così in termine tecnico, del computer rileverà la loro presenza e loro dovranno sottoscrivere che il totale delle ore effettivamente svolte è Ecco, questo. sindaco, perché con il cartellino si fanno tanti imbrogli. Lei ha visto quanti dipendenti timbravano irregolarmente il cartellino, soprattutto di altri colleghi che erano assenti. Insomma, si può pensare di arrivare alla fine, diciamo così, di tutto un processo anche evolutivo della pubblica amministrazione a giudicare i dipendenti per quello che fanno? Io ti Bravo. do un obiettivo, tu Ma mi devi soprattutto, realizzare 100 pratiche al giorno e poi puoi fare no, ma quello non che è vuoi, solo, no? scusi, le specifico, ma non è solo 100 pratiche al giorno, È è un esempio. la base, no, la base più importante di tutte è la fiducia alla persona. Cioè io non sono convinto che ci siano soltanto ladri. Ci sono i ladri come dappertutto, gli imbroglioni ci sono in tutti i settori, in tutte le cose. Evidentemente ci sono anche nella pubblica amministrazione. La realtà è che norme ferree, rigorose, che mettono le persone dentro delle gabbie, fanno sì che poi le stesse persone sono quelle che devono timbrare il cartellino a una certa ora per paura che qualcuno gli chieda conto dello straordinario che avrebbero fatto senza autorizzazione. Cioè ci siamo messi delle gabbie mentali, dobbiamo liberare le persone, liberare il cuore delle persone, Le perché dirò, possono agire sindaco, che come cittadini. molte aziende, soprattutto americane, perché hanno questa visione molto più elastica della nostra, addirittura non ti chiedono di lavorare in ufficio, ti danno degli obiettivi, ti dicono tu mi devi realizzare questo progetto. Tra Beh, te lo puoi l'altro, fare anche da casa, no? Con certo. l'informatizzazione che abbiamo oggi a disposizione. Se tu non mi fai quel progetto, bene, io ti voglio dire, ti posso punire, ho dei sistemi anche di compensazione. Quante volte, sindaco, lei l'avrà visto soprattutto nel suo consiglio comunale, ma magari girando prima di essere sindaco oppure in altri consigli comunali, si è discusso di questo, di quanto i dipendenti poi alla fine aspettino l'ora per timbrare, magari un'ora o due non hanno più niente da fare perché gli uffici sono chiusi, aspettano l'ora fatidica per timbrare. No? Lei l'ha visti tante volte assiepati davanti ai tornelli, no? Pronti a timbrare, insomma, magari non hanno fatto niente per 2 ore, voglio dire, no? Quindi bisognerebbe renderli anche più liberi da questo punto di vista, sempre controllati, ovviamente. Sì, ripeto, guardi, forse c'è una mentalità sui dipendenti pubblici che io non ho, io sono figlio di insegnante elementare,
e ho sempre visto mia mamma lavorare molte più ore di quello che doveva, cioè lei lavorava molte più ore e sono convinto che ci sono moltissime persone che lavorano nella pubblica amministrazione che lavorano molto di più di quello che si pensa, soltanto che proprio dietro questi stereotipi ci si annida, diciamo che come posso dire, si annida il sospetto, si annida il dubbio da parte dei cittadini. Io credo che invece dobbiamo dare un segnale in controtendenza e dobbiamo dire invece che noi ci fidiamo delle persone. Noi ci fidiamo del cuore e della capacità di queste persone e saranno loro stesse a mettere al bando, mettere all'indice le persone che si comportano scorrettamente, che come in tutte le organizzazioni, ripeto, ci sono sempre e ci saranno sempre. Il nostro problema non è un sistema di controllo, ne abbiamo anche troppi. Dobbiamo imparare a fidarci delle persone in gamba che ci sono dappertutto. Questa è la scommessa dell'Italia, è adesso avere fiducia. Dobbiamo cominciare proprio dalle persone che stanno tirando la carretta da sempre, tra cui anche il corpo della pubblica amministrazione. Questo ci consentirà poi di essere rigorosi, di poter raggiungere i meriti, di poter mettere dei traguardi, degli obiettivi, di poter valutare, ma se per primi noi non abbiamo coraggio, non abbiamo fiducia, non possiamo chiedere che poi la pubblica amministrazione dia fiducia ai cittadini. Queste sono cose che devono essere sbloccate. Certo, le farei ascoltare cosa pensano i sindacati, perché da questa intervista che ho realizzato con Franca Porto, segretario generale CISL Veneto, pare che i sindacati insomma abbiano dato un po' credito a questa cosa. Penso questo, ci sono due punti fermi che rendono migliore o peggiore la vita nei luoghi di lavoro. Uno è che tutte le persone devono essere messe in condizione di conoscere i loro compiti, i loro doveri e i loro diritti e quindi ci vuole, come posso dire, chiamiamolo contratto, chiamiamolo regole, ci vuole un punto di riferimento condiviso, trasparente e esplicito. La seconda cosa è il grado di fiducia, di informazione e di partecipazione che si riesce ad attivare da parte di tutti e in particolare nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora, fermo restando che delle regole ci vogliono, se togliere il cartellino significa avere fiducia nelle persone e investire sulla responsabilità diretta dei singoli, è una strada molto interessante che si può insieme sperimentare. Certo, deve esserci grande chiarezza, deve esserci il coinvolgimento del sindacato, dei lavoratori e delle lavoratrici, perché altrimenti si rischia poi di incorrere in equivoci o fraintendimenti poco utili. Quando si investe aprendo la fiducia nei confronti delle persone che lavorano, si fa sempre una cosa molto positiva, molto importante. È evidente che questo non può trasformarsi in un trabocchetto, no? per poi mettere in difficoltà le persone. Ma io credo nella partecipazione e credo nella responsabilità delle persone. Io sono sicura che chi lavora in comune a Venezia lavora in comune di Venezia con responsabilità, con impegno, con dedizione e sono sicura che nella stragrande maggioranza dei casi i compiti assegnati alle persone vengono svolti con impegno indipendentemente dal controllo. Allora, se è questo un investimento alla responsabilità e alla partecipazione delle persone, è una cosa di cui non bisogna aver paura. Il percorso va accompagnato con l'impegno e con la chiarezza che prevede, per esempio, che ci sia un incontro col sindacato, che si spieghino le cose, che le persone si sentano tutelate e soprattutto che ci sia grande chiarezza in quello che si propone e in quello che si chiede. Potrebbe essere quello di Venezia un tavolo di sperimentazione anche per altri comuni italiani, per la pubblica amministrazione, cioè vedere non nell'obbligo dell'orario, diciamo, un punto fermo, ma la possibilità di far svolgere i propri dipendenti dei compiti e poi controllarli su quegli obiettivi se sono stati raggiunti o meno, insomma cambiare un po' l'ottica, direi. Guardi, quello che le posso dire io dal mio osservatorio è questo: oggi un grande quotidiano nazionale che ha scelto di fare un inserto ogni mese sul Veneto, il Corriere, Corriere Industria, fa pagine e pagine in cui parla di accordi sindacali in Veneto fatti in aziende, fatti nel sistema pubblico, che vedono tutti una cifra comune, che è quella che lavoratori, sindacato da una parte, imprenditori e associazioni datoriali dall'altra, si mettono insieme, creano un contesto di partecipazione
Per cosa? Perché l'impresa o l'ufficio in cui lavorano funzioni meglio e per avere più sicurezza di posto di lavoro e di reddito. Questo noi lo stiamo facendo in moltissime realtà, lo vogliamo fare nel pubblico, nel privato, nel terziario, perché crediamo sia la nuova frontiera e quindi ci aspettiamo anche che falliscano alcuni di questi esperimenti, ma soprattutto siamo convinti che sono il futuro e quindi non demorderemo. Quindi ecco, possiamo dire in conclusione che voi darete il via libera a questa proposta del sindaco di Venezia, insomma siete d'accordo sostanzialmente? No, io dico che non abbiamo paura, che la trovo interessante e quindi si facciano a Venezia in comune gli incontri col sindacato dei lavoratori, si creino le condizioni e non si abbia paura di sperimentare quella che ritengo sia un'apertura di credito e una valorizzazione delle persone che lavorano in comune a Venezia. Ecco, sindaco, ha sentito l'apertura della CISL, ha detto, beh, bisogna parlarne, però è lei, una sfida. Lei si rende conto che sta facendo uno scoop nazionale in questo momento? Mi fa piacere. Lei, in questo momento, con la sua trasmissione, con queste dichiarazioni da Franca Porto, che conosco tra l'altro e stimo, è il segretario regionale della CISL, vorrei ricordarlo io, lei sta facendo uno scoop nazionale, perché potrebbe cambiare un pezzo di storia dell'Italia. Per cui ecco, se la annoti, per questa è la tradizione. Io lo annoto, sindaco, perché lo aspetto da tanti anni. Voglio fare i complimenti perché, cioè, secondo me, ha messo insieme due voci importanti. Apprezzo e ringrazio la Franca, anche se mi pare di capire che era registrata questa trasmissione, per cui non c'è questa intervista. La chiamerò personalmente per ringraziarla della fiducia, appunto, sempre di fiducia parliamo. Dobbiamo ricominciare a ricostruire fiducia nel cuore delle persone, senza trucchi, senza inganni, parlandosi, trattando, cambiando se si fanno degli errori, avendo soprattutto molta umiltà e molto coraggio, o molto coraggio e molta umiltà, sempre perché il lavoro possa tornare in Italia, perché l'Italia possa ricominciare dal lavoro. Sindaco, un'ultima domanda, poi la lascio alle cose sicuramente molto importanti che ha da fare questo pomeriggio. Quanto tempo dobbiamo aspettare per vedere questa realizzazione che sarà, come dire, apripista per tutti i comuni d'Italia, i sindaci d'Italia? Sa, io non sono mai stato un trionfalista, ho lanciato questa idea l'altro giorno, stiamo valutando con i nostri uffici la tecnicalità della cosa. E dopo, come ha sentito anche lei, è giusto parlare con i sindacati, capire e sentire un po' tutti quanti i pareri e costruirci un'idea. Non abbiamo fretta di fare cose sbagliate, è un'idea però che già mi fa piacere che sia stata accolta nella sua, diciamo, portata innovativa. Però poi non sono un facilitore, mi rendo conto che ci sono diversi problemi. Ripeto ancora una cosa a lei, così è chiaro, non si tratta di far fare meno ore ai dipendenti, assolutamente. Si tratta semplicemente di consentire a tutti di poter svolgere il proprio compito nel momento in cui è necessario, perché magari qualche momento uno può finire il lavoro, quando magari il lavoro invece non c'è o ha altri problemi familiari, può suddividersi l'orario di lavoro settimanale come meglio crede, ma soprattutto sempre sentendo che da parte dell'amministrazione, da parte dei cittadini c'è fiducia nel suo operato. Questa è una cosa importante per il dipendente pubblico, sentire che c'è fiducia e riconoscimento del proprio lavoro. Questo sto cercando di fare. E soprattutto potrebbe andare anche a favore della famiglia, no? Questo orario, certo, un po' flessibile, certo, potrebbe, certo, essere d'aiuto alla famiglia, ma anche, magari. Ma guardi, anche se non è flessibile, l'idea stessa che lei sia libero, già questo dà un grande senso di appartenenza per la persona che viene in qualche modo oggetto di questo provvedimento. Cioè l'idea non è che possa fare altre cose o che chissà cosa cambierà che lui si sente la fiducia addosso, la fiducia che per tramite mia gli daranno i cittadini. Questo è importante. Va bene, io ringrazio il sindaco di Venezia per essere stato con noi, Luigi Brugnaro. Complimenti per questa iniziativa, torneremo a parlare di questo argomento quando sarà di portata nazionale, sarà realizzato. Va bene, sindaco, grazie. Ben volentieri, grazie al sindaco di Venezia. Federico Piana chiude qui, vi ricordo ovviamente il numero verde, mi raccomando, per commentare anche questa notizia, 800-208-802, poi gli sms al 3512 43 317 317 100